Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Isola dei Famosi, ex naufrago senza soldi, costretto a frugare nella spazzatura. Vivo frugando. Risaputo che il mondo della televisione e più in generale dello spettacolo può essere davvero spietato a volte. La fama ed il successo che lo show business può garantire è spesso effimera e quasi mai duratura. A riprova di quanto detto potrebbero essere citati centinaia di casi, persone che salite alle luci della ribalta, perdono poi rapidamente consensi e cadono nel dimenticatoio. Ed è forse proprio questo il caso di Davide Di Porto, partecipante ad una passata edizione dell'Isola dei Famosi che ottenne al tempo un moderato successo. Di Porto fu anche invitato a partecipare a diverse ospitate in vari programmi televisivi e la sua fama sembrava destinata soltanto a crescere. Tuttavia, come molto spesso accade, il destino è beffardo e la fama è effimera. Davide Di Porto è infatti caduto in un oblio mediatico ed il suo personaggio è stato progressivamente dimenticato. La nuova intervista di Davide Di Porto. Davide Di Porto, dopo una lunga assenza dal mondo dello spettacolo, è finalmente tornato. L'ex naufrago si è raccontato senza vergogna e senza veli in una nuovissima intervista rilasciato al settimanale Nuovo. Durante l'intervista è stato lo stesso Davide Di Porto a parlare della sua attuale e terribile situazione economica. Pare infatti che Di Porto sia caduto letteralmente in disgrazia dopo il periodo di fama ottenuto grazie alla partecipazione all'Isola dei Famosi. Per sopravvivere frugo tra i rifiuti. Oggi campo di espedienti e cerco nell'immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno. Sono state queste le tristi parole pronunciate da Davide Di Porto, che tuttavia spera adesso nel suo grande riscatto. Il modo? Tornare sull'isola. Davide Di Porto ha infatti approfittato della sua intervista per lanciare un appello ad Ilary Blasi al fine di reclutarlo come nuovo naufrago nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Di Porto si è detto davvero desideroso e pronto a partecipare alla nuova edizione in qualità di naufrago, un'occasione di riscatto e di rivincita. Davide si è dichiarato pronto a raggiungere l'Honduras per riscattarsi o morire. Davide Di Porto. Insomma, parole davvero forti quelle di Davide Di Porto, che ha lanciato un forte appello ad Ilary Blasi. I fan attendono quindi di sapere se la presentatrice concederà a Davide la sua tanto agognata occasione di riscatto. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!